sabbia. Le cose non stanno andando come speravo. Devo trovare l'ultimo autobus prima di chiunque abbia fatto questo. Erro! Questi mostri devono essere opera sua! Lasciate stare gli angeli! Uccidetelo! Angeli,
È uno scherzo, vero? Significa o che uno dei fuggiaschi può generare angeli, o che sto dando la caccia a Dio. E nel secondo caso non ho molte speranze. Sì. Ma dove ti eri cacciato prima? Ehi, forse ai conduit non serve andare in bagno, ma a noi comuni mortali sì. Dove hai ottenuto queste informazioni su ciò che succede? Nel quartiere Lanter di muri hanno occhi e orecchi. Diciamo che ho delle amicizie in alto. Sembrano amici potenti. Difficile immaginare di meglio. Vediamo, se avessi addosso uno di questi cosi vorrei sbarazzarmene il prima possibile perché... perché sono davvero orrendi e anche perché sembrano proprio gridare «Avanti, attaccatemi, sono un bioterrorista sospetto!» Dunque c'è bisogno di un luogo appartato dove spogliarsi, con una porta che si chiude a chiave e qualcosa dove sederti mentre ti cambi. Un bagno chimico sarebbe perfetto. Si potrebbero prendere due piccioni con una fava. Chi è che li tiene nascosti? Che bell'inizio! Insegnarglielo tu! Splendido, dei teppisti bilingue! Ehi, guarda dove va! Non sono del DUP! E non sono neanche uno stramboide che se ne va in giro ad aprire i bagni occupati! No, aspetta, l'ho visto prima io! Gli angeli sono veloci! Delsin, mi trovo nel quartiere Lantern. Sei ancora qui? Era ora che ti facessi vivo. Che sta succedendo? Ti lascio un paio d'ore e mi ritrovo con degli angeli che attaccano la gente dal cielo. C'entra sicuramente il conduit che cerchiamo. Ho liberato dei prigionieri che stavano per essere trasferiti dal DUP. Forse uno di loro. È una fortuna che tuo fratello sia qui. Il mio compito è catturare i fuggitivi. Ok, cerchiamo chiunque indossi un giubbotto giallo e nero. Ne ho visto uno a terra allo Ingay Market. Sembrava difficile da tirare via, con tutti quei lucchetti. Devo ammettere, fratellino, che stai diventando bravo nella caccia all'uomo. Una volta tornati a casa potrei nominarti mio vice, così finalmente avresti un lavoro. No, grazie. Un poliziotto in famiglia è già abbastanza imbarazzante. Ce n'è uno intrappolato sulla gru! Andiamo a prenderlo! Mi dispiace se vengo con voi? Possiamo staccarti quella testa da mostro! Io non vi ho fatto niente! Sei una piaga per l'umanità!
Adios! Ehi, tu, lassù! Ehi, piano! Non ti avvicini! No, no! Oddio, dopo che mi sono arrampicato fino a qui! Bastardo, dovevi lasciarlo cadere! Forse avrei potuto assorbire qualcosa dal cadavere! Chiunque sia a creare gli angeli mi sta facendo incazzare. Mi soffiano i conduit e non tengono il passo. Allora, sempre la stessa storia. Già. E se gli angeli non fossero abbastanza, c'è anche una banda di brutti ceffi a caccia. Quelli sono gli Aculani, un gruppo di teppisti incazzati che seminano scompiglio nel quartiere internazionale. Tu stai alla larga. Alla larga? Ma se gli ho fatto il culo con i miei poteri? Oh, oh, rilassati. Penso che sia arrivato il momento di chiamare i rinforzi. Incontriamoci allo Hingei Market, vicino ai bagni chimici. Mi è venuta un'idea folle. Ok, ci vediamo ai bagni chimici. Ascolta, non so cosa... Puoi fidarti di me, sono un poliziotto. Ho notato che ti piace ripeterlo.